Siamo qui con Pier Giorgio Regonici, intanto bentornato. Grazie, non vedevo l'ora di tornare a disposizione del mister, della squadra, dopo questi lunghi 6 mesi dovuti a questo grave infortunio che ho avuto. Adesso sto bene, tutto lasciato alle spalle, non vedo l'ora di riprendere a giocare. Per domenica sei già pronto, tranquillizziamo i nostri tifosi? Sì, io sono a disposizione, il test che ho fatto ieri anche è andato molto bene, le gambe così hanno risposto bene, anche a livello psicologico così ho superato abbastanza bene anche i 2 o 3 contrasti che ho avuto ieri, quindi tutto a posto. A livello di terzini fino adesso ci siamo messi molto bene sia con Vitiello che con Catacchini, eventualmente ti chiedo se ti chiedessero di giocare come esterno di centrocampo, è un ruolo che tu ti rivedi? Ma al di là degli esterni che si è messi molto bene, già anche l'anno scorso quando mi erano fatto male che avevano spostato Fabio a sinistra, aveva giocato molto bene anche l'anno scorso, quindi sapevamo che sotto quell'aspetto lì eravamo coperti. Poi per il resto, per le altre soluzioni, poi aspetta il mister, ecco, se nel caso volesse impiegarmi in un altro ruolo, però questi sono discorsi che sono da fare col mister. Ecco. Contento, deluso di essere rimasto a Rimini, ti aspettavi una chiamata almeno da una squadra di Serie B? Ma al di là che adesso tutto è lasciato alle spalle, c'era stata questa possibilità, poi non è andata in porto per vari motivi, adesso io sono tranquillo, sono qui e lavoro per far bene qui a Rimini. Come hai visto Rimini nelle prime giornate di campionato da fuori? Ma all'inizio magari abbiamo ancora qualche difficoltà in certi meccanismi, però diciamo che anche domenica abbiamo perso 2-0, però abbiamo creato delle palle importanti dove non siamo riusciti a concretizzarle. Sono convinto che col lavoro che stiamo facendo abbiamo la possibilità di poter uscire da questa situazione. Ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno. Saluto tutti e vi aspetto numerosi allo stadio. Grazie Pier.